Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video più tranquillo perché parliamo di un argomento bello del trading, un argomento che riguarda tutto il trading e non solo il mercato delle cripto, cioè parliamo della leva finanziaria. Come si usa la leva finanziaria, quando è giusto usarla, ma poi la domanda fondamentale: ma a cosa serve la leva finanziaria? Mi riferisco alla leva finanziaria, quelle usate sugli exchange che vi fanno fare il trading nel margine, quindi il margin trading, e poi mi riferisco alla leva finanziaria usata da tutti i conti dei broker CFD e anche i future, ragazzi, perché anche i future lavorano con la leva finanziaria, più bassa ovviamente, più corretta. E mi riferisco a quella leva. Quando dobbiamo usarla? Che cos'è? E quant'altro. Prima però di andare avanti con questo video e parlare un po' del tutto, volevo fare due cose. Intanto, volevo leggervi i risultati del sondaggio che ho fatto nella giornata di domenica, ragazzi. Allora, ve li leggo tutti insieme perché possiamo anche farci un'idea. Intanto passano motocicli. Ho le finestre aperte, ragazzi, perché si muore di caldo, quindi consentitemelo. Allora, avevo pubblicato domenica questo bellissimo sondaggio. Facciamo un esperimento. Target Bitcoin al 31 dicembre 2019. Quale sarà secondo te? Allora, la risposta più gettonata è una risposta positiva, perché il 47% di voi ha risposto sarà tra i 15K e i 20K, quindi tra 15.000 dollari e 20.000 dollari arriverà al 31 dicembre 2019. Quindi c'è una sorta di ottimismo, ragazzi, da parte di tutta la community Trading On, di chiunque abbia visto questo sondaggio e abbia risposto. Ma ancora di più, la seconda risposta, che era sopra i 20K, è arrivata a seconda, quindi il 27% dei votanti ha detto sopra i 20K. Poi resterà sugli attuali livelli intorno agli 11-12.000K il 9%, tra 7.000 e 9.000K il 9%, sotto i 5.000K l'8%, quindi che addirittura, diciamo, arriva in questo caso più o meno come ultimo livello. Quello che dobbiamo quindi chiederci insieme, se sommiamo tutte queste percentuali, ragazzi, il 74% pensa che Bitcoin avrà una view rialzista da qui a dicembre 2019. È un po' tantino, eh? Beh sì, questi sondaggi sono, diciamo così, lasciano il tempo che trovano, però sono anche indicativi. Vuol dire che gli addetti ai lavori nella community Trading On, tra l'altro, ragazzi, sono tanti addetti ai lavori, ci sono trader anche molto esperti, quindi pensano, il 74% pensa che Bitcoin avrà una view rialzista da qui a dicembre. In effetti il trend è così, però stiamo attenti, perché magari quando siamo tutti della stessa idea, non si sa mai, magari il mercato stupisce. Va bene, bando a questi temi un pochettino più tranquilli, più goliardici. Parliamo adesso della leva finanziaria. Quando la dovete usare? Mi arrivano tante domande, intanto, relative alla leva finanziaria, perché la leva finanziaria fa gola un po' a tutti, ragazzi. Fa gola per una serie di motivi, però dovete anche capire che effettivamente non è tutto oro quello che luccica, e soprattutto, ragazzi, soprattutto è fondamentale capire che quando vi offrono un determinato servizio gratis, tra virgolette, c'è sempre qualcosa dietro. Questo dovete capirlo, perché gratis nel mondo non c'è nulla, e quando vi offrono un servizio come la leva finanziaria, che in sostanza cosa fanno, ragazzi? Vi stanno prestando del denaro per investire più soldi. Se vi offrono questo tipo di servizio, c'è un motivo. Allora, intanto, cos'è la leva finanziaria? La leva finanziaria è questa, ve la spiego veramente in parole estremamente semplici. Vi prestano dei soldi, quindi il broker, l'exchange che sia, vi presta del denaro per farvi investire una somma di denaro su uno strumento finanziario molto più elevata. Anche se poi non lo avete, immaginiamo di avere 1000 dollari sul conto, 1000 euro, quel che siano, e io voglio investirne 5000. Come faccio? Dico al broker: mi fai prestito, dammi la leva. Allora il broker dice: ok, io ti faccio leva 5. Leva 5 significa i tuoi 1000 euro te li trasformo in sostanza in 5000.
Questo si può fare utilizzando una serie di meccanismi che adesso non vi sto qui a spiegare, che sono diciamo abbastanza complessi, soprattutto nei mercati cripto con il margin trading, e vi fanno questo tipo di servizio. In sostanza vi dicono: investi 5.000 anche se ne hai 1.000, però profitti e perdite che tu hai vanno a incidere su i tuoi 1.000, quindi immaginiamo di fare il 10%. Se io faccio il 10% di 5.000 che ho investito, vado a guadagnare 500 euro. Ma 500 euro sul mio capitale, perché l'altro me l'ha prestato il broker, ragazzi, sul mio capitale di 1.000 euro sono il 50%. Quindi vedete l'effetto leva. L'effetto leva è una moltiplicazione dei profitti in maniera veraamente lascia ora doppia. Ma la stessa moltiplicazione, ragazzi, si ha nelle perdite. Quindi quando voi utilizzate l'effetto leva, è vero che è bello dire guadagnato il 50% del mio capitale con una singola operazione, ma dovete ricordarvi che lo potete perdere. Perché questo? Perché nel momento in cui si usa la leva finanziaria e si va in perdita, quando voi andate in perdita su una posizione, a quel punto la posizione in perdita diventa per 5, magari, come la leva. In questo caso abbiamo usato 5, quindi magari voi andate sotto del 10%, avete perso metà del vostro patrimonio. Questo è l'effetto leva, ragazzi, ed è una cosa veramente, veramente difficile da usare, perché un moltiplicatore della vostra performance. Se avete una performance positiva, allora ok, se avete una performance negativa, ok, dovete stare attenti, ma siete trader esperti, perché il problema di fondo è: sapete gestire le performance negative, e questo lo sanno fare solo i trader esperti. La stragrande maggioranza dei trader che sono neofiti alle prime armi, hanno pochi anni di esperienza, cerca sempre sistemi per non perdere mai, e questo è un dato di fatto, perché non si vogliono accettare gli stop loss, non si vogliono accettare le perdite. Non accettando le perdite, l'unica cosa che fate è, come lo struzzo, mettete la testa sotto la sabbia. Non esiste nessun sistema di questo tipo, e non esiste al mondo, ragazzi, a meno che non fate insider trading. Perciò saper accettare le perdite vuol dire saper essere dei trader professionisti, e solo in quel caso magari la leva finanziaria può essere, diciamo, uno strumento di aiuto alla vostra performance, perché magari avete dei capitali che fate girare, mettete insomma i vostri capitali in tante piccole situazioni, e che magari poi in alcuni casi vi serve un po' di leva, perché vi manca un pezzettino di capitale per magari diversificare, che è fondamentale. Quindi la leva andrebbe utilizzata, ragazzi, per diversificare il vostro patrimonio e le vostre strategie. Cioè, se voi avete 100 euro, non dovete usare leva finanziaria, non dovete neanche fare trading, dovete fare formazione sul trading, imparare e poi accumulare pian piano capitale, in modo tale che il vostro denaro lo riuscite a far funzionare, diciamo, a far girare, a far fruttare in maniera corretta. Perché con 100 euro, ragazzi, non dovete fare trading, perché è inutile. Però potete fare la demo, potete fare il paper trading e potete formarvi. Questo invece è giusto, ragazzi. Poi pian piano le finanze si rimpinguano e magari avete il capitale giusto per fare trading. Quello è fondamentale. Quindi leva finanziaria da usare se non avete soldi? Assolutamente no. Questo è escluso a priori, perché immaginate una cosa, fatevela una domanda. Perché un broker vi presta questi soldi? Perché ve li presta, ragazzi? Perché sa che voi li perdete. Allora è inutile che noi giriamo intorno a questo argomento. Il 70-80% dei trader che lavorano per esempio sui broker CFD perde tutto il capitale, perde costantemente, perché ci sono una serie di problemi. CFD hanno costi di spread in alcune situazioni, tranne il Forex magari e qualche piccolo indice, sono elevatissimi, sono irrecuperabili al mercato. Bisogna essere dei trader, si capiscono. Sulle cripto per esempio sono inutilizzabili. Nel caso delle criptovalute, alcuni exchange hanno delle fee abbastanza importanti, perché anche Binance, che ce l'ha di 0,10, che sono fee basse, però non sono poche, ragazzi, ok? Per fare delle strategie per esempio molto veloci sono fee importanti, e quindi dovete tenerne conto. Molti di questi broker, magari Binance non fa il margin trading, ma adesso hanno iniziato anche altri, Bitfinex, ma sul mercato delle cripto, ragazzi, la leva finanziaria è quella fatta da Bitfinex, adesso da poco da Binance, è una leva giusta, perché è una leva che arriva fino al 3
X, quindi per 3. Non è una leva fuori di testa. La leva fuori di testa ce l'ha BitMEX, ragazzi, che se non riuscite a usarla con i future ce l'ha anche Kraken, insomma vi porta veramente fuori, quindi dovete un po' essere ferrati quando usate questi strumenti. Leva finanziaria ve la offrono, ragazzi, perché sanno che voi in sostanza perdete il capitale, perché la usano quasi sempre chi soldi non ne ha. Allora, chi soldi non ne ha non può fare trading, ragazzi, ok? Potete fare formazione, dovete fare formazione, non andate a fare trading, fate formazione. E non usate la leva per fare, diciamo, più soldi, perché magari vedete che se voi avete 50 dollari e fate un investimento, il vostro capitale si muove di 20 centesimi e dite che sto a fare qui. Lo capisco questo, ragazzi, ma se voi usate la leva, li perdete quei soldi. Vi può andare bene 2-3 volte un'operazione, quello è un caso fortuito, ma quando iniziate a lavorare con tante operazioni, alla fine purtroppo l'effetto leva vi asciugherà il conto, perché non riuscite a gestirlo l'effetto leva sulle posizioni in loss. Dovete essere dei trader proprio, ragazzi, espertissimi. E comunque, anche se volete utilizzare un effetto leva, non andate mai oltre il 3. Quindi 3x, ok ragazzi, mai, perché la leva finanziaria già al 4x incomincia ad essere una cosa estremamente complessa da gestire con gli stop loss. Perché vi faccio un'altra domanda, e qua vi lascio anche il punto interrogativo, magari ne parliamo in un altro video. Se voi avete uno stop loss e usate l'effetto leva, usate la leva finanziaria, lo stop loss che mettete su un'operazione, ragazzi, lo dovete aumentare di pari importo della leva. Se voi utilizzate una leva per 10x10, a quel punto il vostro stop loss, che era di, non so ragazzi, 50 dollari, 60 dollari, diventa 500 dollari, 600 dollari. Non potete utilizzare lo stesso stop loss con una leva x10, ragazzi, perché lo stop loss lo dovete guardare sul grafico e deve venire fuori dall'analisi tecnica, deve venire fuori dall'analisi di trading del grafico. Quindi è sempre lo stesso in sostanza. Se voi usate l'effetto leva per ampliare i vostri profitti eventuali, dovete anche considerare che ampliate le perdite, perché lo stop loss non potete stringerlo, perché se lo stringete andate fuori coerenza di strategia. Che ha fatto i miei corsi lo sa tutte queste cose, le ho spiegate dette a gran voce. Lo stop loss lo decidete voi o il mercato? Ci ho fatto una lezione su questo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ho cercato di spiegare a grandi linee cos'è la leva finanziaria. La leva finanziaria serve a moltiplicare i profitti ma anche le perdite, non va utilizzata se non avete soldi, perché se non avete soldi non dovete fare proprio trading, dovete fare formazione per imparare, che vale molto di più, ragazzi, vale molto di più di qualsiasi operazione positiva nel trading. Sviluppare la vostra cultura finanziaria vale molto di più, soprattutto se siete molto giovani. Poi la leva finanziaria oltre 3x, attenzione, ok ragazzi, non la utilizzate con grande tranquillità. E poi la leva finanziaria, se la utilizzate, ricordatevi che vi va a ampliare, quindi ad aumentare anche le vostre possibili perdite, perché lo stop loss lo dovete aumentare dello stesso importo della leva finanziaria. Quindi è fondamentale capire queste cose. A cosa serve questa benedetta leva? A fare money management, gestione delle posizioni. La potete utilizzare per diversificare, avete 10, 20, 30 titoli, vi serve con strategie diverse, con stop loss diversi, vi serve un pezzettino di capitale che vi manca, andate a utilizzare la leva, ma magari l'altro capitale che vi sta mancando voi lo avete messo in un'altra posizione, magari in profitto già da tempo, quindi è inutile toglierla da lì, perché magari la strategia vi sta dicendo continua così. Allora, invece di togliere quella liquidità e metterla nella posizione, vi fate prestare un attimo, ok, i soldi dal broker, e dici prestameli tu che io poi te li do, perché tanto non mi freghi a me, ok, non vi fate fregare da questi giochini, ragazzi. Noi ci rivediamo venerdì col prossimo video. Io intanto vi ringrazio e vi richiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Chi di voi volesse regalarmi un'altra maglietta stile questa, non sto scherzando. Comunque è molto simpatica, ragazzi. Io più me lo chiedo, più secondo me è più filosofia stile Nietzsche una frase del genere. Potrebbe essere. Ciao a tutti, ci vediamo venerdì.